Una crescita esponenziale del giro d'affari culminata in un soprannome che non lascia dubbi, il re dei supermercati, ma l'ascesa di un imprenditore siciliano si è fermata su un'indagine dell'antimafia. Ce ne parla Simona Licandro. I boss sarebbero stati gli sponsor della sua scalata al successo. Beni per 150 milioni sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza all'imprenditore dei supermercati Calmero Lucchese. Passano all'amministrazione giudiziaria 13 market tra Palermo e provincia. Secondo la procura, i suoi affari erano agevolati dalla protezione di Cosa Nostra. Un imprenditore che ha portato la propria attività dagli inizi degli anni 2000 con un valore di circa 200.000 euro ai giorni nostri, con un volume d'affari di oltre 80 milioni di euro. In cambio avrebbe dato ai boss denaro e assunto i loro familiari nei punti vendita. Un uomo di fiducia, tanto da mettere a disposizione un appartamento per ospitare l'ultima parte della latitanza di Bernardo Provenzano, anche se alla fine si ripiegò su un'altra soluzione. Nell'ambito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che abbiamo analizzato in maniera dettagliata, emerge proprio la sua disponibilità a fornire un appartamento riconducibile alla propria famiglia per favorire la latitanza di Provenzano. Sigilli anche a 7 immobili, 61 conti bancari, 5 polizze assicurative e 16 auto, tra cui 2 Porsche Macan.